Pronto, chi parla? Salverat Massimo. Chi sono non tiene importanza. Diciamo che può considerarmi un po' come il suo pusher de film. Grazie, ma guardi, ne ho già uno che sto per sputtanare, quindi non ne ho bisogno. Controlla le tue email. Dentro troverai qualcosa che potrebbe servirti. A buon rendere. Ok, va bene, controllerò, ma perché lo fa? Diciamo solo che in futuro potrebbe servirmi una tua videorecensione. Per ora ti faccio questo favore. In futuro andrà a buon rendere. Sì, ok, va bene, ma dimmi almeno chi cazzo sei. Ha messo giù. Tutti i malati li trovo io. Vabbè, vediamo un po' che cazzo mi ha messo. Che merda di film è? Snake Man. Bah, volevo fare un'altra videorecensione oggi, però... Cioè, facciamogli sto favore a sto imbecille e guardiamo un po' che cazzo è sto Snake Man. Un gruppo di scienziati ritrova un cadavere nell'Amazzonia che, una volta analizzato, rivela avere i cromosomi più lunghi del normale. Questo, per un qualche strano motivo, li porta a supporre che l'uomo abbia vissuto per circa 300 anni. Così, un secondo gruppo di scienziati, capitanato dall'eroico Stephen Baldwin, andrà alla ricerca del segreto della lunga vita, trovando però un lungo serpente. Nessuna allusione sessuale intenzionale. Quella che state ammirando ora in tutta la sua bruttezza non è altro che la copertina del film. È un cesso, questo è sicuro. Non ci tenevo a mostrarvi questa oscena copertina per un mio sadismo personale, ma semplicemente per farvi notare come la copertina ci presenti praticamente un uomo per metà serpente. E indovinate quante volte lo vedremo nel film quest'uomo metà serpente? Zero. Cioè, non è ancora cominciata la visione del film e già mi sta facendo girare i coglioni. Cioè... Perché l'hai messo in copertina? Cioè, il film praticamente narra di una cazzo di divinità serpente, che praticamente è una specie di idra che vedremo dopo, che praticamente va in giro a divorare la gente a caso. Ma non c'entra niente con gli uomini. Cioè, non è un uomo serpente, è un serpente enorme, ma è un serpente. Però, non lo so, attirava di più metà uomo metà serpente? Vabbè, se ci perdiamo in queste cazzate andando avanti nella recensione mi taglierò le vene, quindi è meglio che proseguiamo. Ah, gli indigeni. Sugli indigeni ce n'è molto da cosa da dire, quindi è meglio cominciare su. Appena arrivati sull'isola, il nostro intrepido gruppo di eroi viene subito attaccato dagli indigeni, che non si capisce bene se vogliono farli fuori o no, però visto che li minacciano con gli archi, il nostro protagonista, che giustamente sa parlare la loro lingua, non chiedetemi perché, inizia a parlare con loro. Tutto molto bello e simpatico, però, film, non so se ti rendi conto che non tutti gli spettatori che avranno il piacere di guardarti sanno parlare la lingua degli indigeni. Quindi, perché magari non metti qualche sottotitolo? Così magari si capisce qualcosa? Sai che, se no, obblighi me a mettere i sottotitoli. Poi, sempre per quanto concerne gli indigeni, è molto interessante vedere qual è la tremenda punizione che impongono ai loro nemici qualora tentassero di scappare dalla prigionia. Tu rimani qui. Se te ne vai, lui muore. Come, scusa? Se te ne vai, lui muore. Cioè, sei deficiente? Cioè, se lei se ne va, la guardia muore? E cosa dovrebbe fregargliene? Scusa, è un tizio a caso? Che senso ha se scappi quello che doveva fare la guardia muore? Cos'è? È troppo triste per aver fallito il suo compito e si spara in bocca? Boh. Già prima vi ho anticipato che Snake Man praticamente non ha a che fare con un uomo serpente, ma con quella specie di divinità. Praticamente... Vi riassumo rapidamente la favoletta. C'è questo dio serpente enorme, che è un serpentone che invece di avere delle
che dai lati gli escono altri serpenti. Faccio prima a farvi vedere un'immagine. Ecco, qui c'è una statua, ma fa lo stesso. Dovrebbe farvi capire bene o male come era fatto. Non volevo spoilerarvelo subito. Immagino però che fosse una cosa comune delle divinità azteche e degli indigeni avere una vista verde a infrarossi. Perché sì, è così che vede il nostro amico sibilante. Guardate. Però temo che voi non notiate subito la vera schifezza di queste immagini, cioè notate la vista di Predator raccapricciante, però non è quello la cosa che dovrebbe farci subito vomitare. Dovreste notare il fatto che il serpente sia tipo a 2 metri dagli uomini. E voi ora dovreste vedere le dimensioni di questo serpente, tipo è grande come un treno. Ci abbiamo situazioni in cui il serpente riesce a sorprenderli dagli alberi. Un serpente lungo tipo 30 metri che sorprende dagli alberi. Cioè, rendiamoci conto di che film sono andato a cercare. O almeno mi hanno consigliato. Grazie Pusher, eh. Sto notando che sto lasciando sempre le scene d'azione per ultime. Ci sarà un motivo. Comunque, qui abbiamo scene d'azione di combattimento con un serpente alto come le ex torri gemelle e dei cretini, evidentemente. Guardate. Cioè, notate! Cioè, ha un serpente gigante davanti e la prima cosa che mi viene in mente è mulinare il suo macete a caso davanti a sé. Guardate! Questo film però dà il meglio di sé nelle scene di smembramento. Voi però non avete ancora idea di quello che state per vedere, ma tra poco ce l'avrete. Vai Ekans, usa avvolgibotta sul cretino! Un po' delle merde questi pigliamosche, eh? Non temete, abbiamo altre scene d'azione da visionare. E quelle che stanno per arrivare sono ancora più fantastiche di quello che vi ho appena mostrato. Non so se ho visto di peggio. Probabilmente sì, però queste ci vanno vicino. Visioniamole. Agghiacciante. Io stavo guardando il film, scorreva abbastanza bene, scene d'azione fatte merda, alcune cose stupide tipo l'indigeno che dice vai a morire alla guardia, però non trovavo nulla che mi facesse veramente venire voglia di recensire questo film, perché sembrava tutto già visto. Poi arrivo al finale. Il finale. Il finale è qualcosa che... Cioè, io penso che quando fai un film brutto, tu ti metti come obiettivo necessario non imbroccare il finale. Perché, fateci caso, di tutti i film trash sulla linea di questo, non ce n'è uno che abbia un finale che abbia un senso. Vediamo un po' questo com'è. Ci troviamo nella grotta dove, finalmente, dopo aver visto morire il cattivo di turno, i nostri eroi hanno trovato il segreto dell'immortalità. Ok, perfetto. Tutti i vostri amici sono morti per permettervi di arrivare a quel punto. Avete visto morire la vostra intera equipe di scienziati. Ora non farete l'errore di tutti gli imbecilli degli altri film trash, uscendovene fuori con qualche cazzata per non usarlo, vero? Lo userete, lo donerete all'umanità e farete il bene, vero? Vero? Il segreto della lunga vita è dietro di te. Che cosa farei?
Quando ho chiesto a Dahar di dividere il segreto della lunga vita con gli altri, mi disse che non sarebbe stato naturale. Non era giusto. Era un uomo saggio. Ma siete due deficienti! Perché cazzo non lo usate? Qui non ci appartiene. Non ci appartiene? Immagino che pensarlo prima che tutti i vostri amici morissero in modo atroce sarebbe stato troppo bello, vero? Vero? È stato tutto inutile. No. No, credo di aver trovato qualcos'altro. No, 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 fermo, fermo. Film, tu non lo stai facendo. Tu non stai per tirare fuori la storia d'amore più falsa e schifosa della storia. Tu non lo stai facendo. Quei due lì non si sono cagati per tutto il film. Lui è stato svenuto per l'ultima mezz'ora. Tu non stai per fargli limonare. Tu non lo stai per fare. No! I'd say she's handling things pretty well, considering. Questo film è stupido! Stupido! Tanto stupido! Questo film è la placenta del demonio! Non ha senso! E ha andato oltre! Ha superato il fottuto limite di guardia! Non ce la faccio più! Ti prego, dimmi che non c'è un'altra cazzata. Film, basta, basta. Finora è tutto normale. Stanno semplicemente limonando. Oh, guardate, il serpente è arrivato a mangiarli. Ma ha visto che si stavano baciando ed è timido e se n'è andato via da solo. Bene ragazzi, uso lo spazio della scena bonus innanzitutto per ringraziarvi, grazie, siete già arrivati a 200 e io non speravo di arrivare a un così grande traguardo. So che per YouTube è una merdina 200, però vuol dire che ci sono 200 esseri viventi che perdono il loro tempo guardando i miei video e è tanta roba, quindi grazie ragazzi, grazie ai miei amici che continuano a rompermi le scatole per far uscire i miei video, così mi fanno tenere la voglia anche di giocare e di fare queste cose, grazie. Bene ragazzi, ora torniamo alle cose serie. Guardando questa scena, se conoscete Mortal Kombat, non dico altro, guardate semplicemente.